Buon pomeriggio a tutti. Oggi andiamo a esplorare il panorama di Metro. Io non l'ho mai giocato, quindi questo è un first. E niente, ho preso la collection con dentro 2033, Last Light e Exodus. Ho visto che bisogna iniziare dal 2033. Ho la versione Redux, che dovrebbe essere semplicemente una remastered, ma senza ulteriori indugi, direi di iniziare, così non sprechiamo questo pomeriggio, questo martedì pomeriggio. Io sono appena tornato da palestra, sono tutto indolenzito. Adesso fatemi sentire se l'audio è troppo alto, che magari lo abbasso un po'. Non sembrerebbe andare. Facciamo che abbasso proprio poco poco. Ah, inizia subito, faccio Sono silenzio. nato a Mosca, ma non ho ricordi della mia infanzia. Ero ancora in fasce quando le fiamme del rogo nucleare distrussero il vecchio mondo. Io e 40.000 altri moscoviti trovammo riparo nelle stazioni della metropolitana, nel ventre della città. A distanza di 20 anni, ora un manipolo di coraggiosi ha deciso di tornare in superficie, sfidando l'abbraccio di un inverno senza fine. La metropolitana era la nostra casa e la nostra fortezza contro gli orribili mutanti che infestavano le gallerie. Eppure non avevamo mai perso la speranza di poter tornare in superficie. Ma un giorno apparve una nuova minaccia e ci trovammo coinvolti in una guerra dal cui esito dipendeva la sopravvivenza della nostra specie. Si vede che ha la sua età questo gioco. Una sola cosa prima di iniziare. Devo vedere se c'è. Ah, ok, è già attivo l'FPS boost. Perfetto, almeno per gli FPS. È bello alto! Io non so se mi sentiate un attimo. Mi sentite? Mi sentite? Ah sì. Il mio audio è bello alto. Questo gioco salva automaticamente i tuoi progressi. Benone, come tanti altri giochi, per fortuna. Io non so il russo, minimamente, o il cirillico, quello che è. Zero. Zero, zero, meno di zero. So solo che quando dicono bliate è tipo cazzo, merda, un'esclamazione alla generica. Nuova partita! Si inizia. Scegli il stile di gioco, sopravvivenza spartano. Semplifica i combattimenti e dinamiche furtive. Pensate per giocatori di primo stile di gioco più frenetico votato da azione. Munizioni e filtri di azione sono disponibili in abbondanza. Andiamo a mettere i filtri di munizioni, non No, io penso farò spartano perché il genere non mi vuole normale, difficile. Facciamo normale, è l'esperienza iniziale, non mi interessa mettermi sia appena visibile. Dai, così. Un po' più su Nella per io. galleria faceva più freddo. Miller e io eravamo ormai vicini alla superficie. Presto saremmo usciti nel vento urlante per farci strada con le armi in pugno tra gli incubi ancora ignoti che ci aspettavano lassù. Il mio lungo viaggio era quasi giunto al termine, ma avrei avuto il coraggio, la volontà. Devi arrivare fino Ehi, in fondo, Archer, no? quando hai lasciato la tua casa nella stazione, pensavi mai che saremmo finiti in un posto come questo? Ah, ma così proprio mi butta Senza dentro. Ma sapere che se stavamo ragnatele per salvare il nostro gigantesche! mondo o per spedirlo dritto all'inferno. Dei ragni radioattivi qui. Per raggiungere la superficie dovremo attraversare l'avamposto militare, Artyom. Sento dei movimenti nella stanza accanto. Guarda Apri la che ragni porta ci. Sono Sono enormi!
Frame di sogno questi. Guarda! Oddio! Un sorcio! Guarda che roba! Un pontego! C'era un pontego, volevo... Ah, devo premere più volte. Ah, devo premere a oltranza proprio. E ti fa sudare. Artyom, guarda se trovi delle munizioni e dei medikit in quelle casse. Sì, casse. Casse. Quali casse? Sto premendo X. Ho sbagliato tasto. E via, apriamo altre porte. Guarda che roba. Ma sono delle bestie strane. Non sono mica ragni queste. Che cazzo sono? Non sono ragni. Sono dei mutoragni. Dei toporagni. Dei bagigi giganteschi. Ascolta, premi X per interagire. Ah, qua. Ok, dei filtri per la mascherina. Artyom, guarda se trovi delle munizioni e dei medikit in quelle. Adesso guardo, sto accendendo la luce. Ma qua non si rompe. Oh, ho acceso tutta la corrente qua. Posso spegnerla? Ops. Ma no, accendiamo la luce. Luce. Ok, questa si apre. No. Questa? No. Questa? No. Artyom, guarda se trovi delle munizioni e dei medikit in quelle casse. Ah, ascoltami, le casse dove sono? Sono sotto, sono di fronte a te. Per selezionare la torcia. La torcia è... Che cazzo ho preso in costa? Questa qua. Ok, in quelle casse. Cos'è quello lì? La tastiera. Questo? Guarda se trovi delle munizioni e dei medici. Sto accendendo tutto, smettila. Ah, schifi. Arrivo un attimo Artyom, Artyom. Sei pronto Artyom? Seguimi. Ok, a posto. È tipo un P90 sta roba qua. Cos'è quella roba lì? E oppa! Ok, saliamo. È tutto interagibile comunque lì sotto. Tutto, cioè. È un gioco del 2010 e puoi fare un sacco di roba. Ma che schifo questo posto. Sembra che non ci sia nessuno. E indossa la maschera di gas prima di arrivare in superficie o ti ritroverai a boccheggiare come un pesce fuori d'acqua. Ci siamo quasi. Questo è il teatro Corvette. Che si fa? Carica l'arma. Eccoli che arrivano. Chi spari? Oddio. Che schifo, cosa sono? Dei lupi mannari? I topi, quando... Le nutrie! Queste qua sono le nutrie, ve lo dico io, quelle mutate. Mamma che smironi. C'è ancora qualcuno? Ho finito colpi, praticamente. C'è anche il corpo a corpo. Proviamo a tirare. Stai attento. Aspetta, ci sono delle... Arrivo, arrivo. Arrivo, cosa vuoi che faccia? Tiriamo. Tiro, 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 tiro. Fortissimo. Madonna, sai che schifo, è tutto sporco. Usciamo. Usciamo, usciamo. Ed eccola qui, Artyom. La nostra meta. Rispondi. Ulmar, rispondi. Passo. Ti sento forte e chiaro. Passo.
dei pipistrelli strani. Siamo alla torre, ripeto, siamo alla torre. Sì, ma gli altri sono usciti? Passo. Ma non si parla con la radio. Affermativo, abbiamo stabilito un contatto. Ormai dovrebbero essere dalle parti della torre. Passo. Ma dove ricevuto? Siamo? Ti contatteremo di nuovo. Ah, quella lì? La torre? Oddio! Questo? Posso guidarlo? Ah, fatemi sparare. Mi fa bene anche sparare. Lieto di vederti, colonnello. Mi è quasi preso sotto, eh. Hai sentito? Ascolta. Cos'è? Qualcuno ha fame? Avevo lo stomaco. Formate un cerchio. Ce ne sono tanti, eh. Tenete la calma. Guarda quanti. Guardatevi la spalla, ragazzi. Sì, temo che sarà più dura che nella biblioteca. Non ho più colpi. Merda, fuoco a volontà. Merda, fuoco a volontà. Ho bisogno di munizioni. Ci sono munizioni su sto furgone? Non ho più colpi io. Ah, c'è solo questo. Siamo giù di cazzotti. Avete munizioni da prestarmi? C'è un po'. Oh, ciao. Aia. Aia. Ah. Bastardi. Demoni. Eppure. È Doom è diventato. No, che mi rapisce. No! Quell'altro è rimasto nella torretta a sparare. Ecco cane. È altissimo. La vita nelle gallerie non era facile. Ma ormai quella era la nostra casa. C'era qualcosa di confortante nella routine, nel vedere le stesse persone giorno dopo giorno. Ma dopo l'intensificarsi degli attacchi dei mutanti, la stazione era in preda alla paura. Avevo 20 anni e non immaginavo cosa sarebbe accaduto il mattino in cui Hunter, l'amico del mio patrigno, arrivò alla barricata. Adesso lo scopriamo. E ti saprò dire. Cemento. Che cosa strana. Questa deve essere Mosca. Oppure un posto simile. Artyom, sei sveglio finalmente. Hunter sta arrivando con notizie dalle altre stazioni. Andiamo. Certo. Artyom. Ah, questi devono essere gli sviluppatori e le sviluppatrici. Più una signorina. Mi piace che subito così si sono messi. I want to believe. Metro2035.com. Ah. Cavolo, c'è già roba interessante. Che mese siamo? Gennaio, febbraio. Ah no, febbraio. Perché febbraio è in inglese e tutto il resto è in cirillico? E anche marzo. Chi è che piange qua? Che succede? Andiamo, Artyom. Ma fammi esplorare, sono curioso. Porci, malattia. Ne ho passate di peggio. Non ho intenzione. Cosa pensi di fare con quei tecni? Darmi la caccia e ucciderli uno dopo l'altro. Ma fa la pace. Tutto chiuso qua. Salve Artyom. Salve Artyom, allora. La stazione non potrà resistere. Bambino piange. Dobbiamo fare qualcosa. Cos'altro possiamo fare?
tutto chiuso. Non c'è nessuno. Qui non c'è nessuno. Sì che c'è qualcuno, se no. Vieni fuori. Non c'è nessuno. I tetri ci uccideranno tutti. I tetri? Che schifo. Cosa c'è lì sotto? Sergei, avete visto il mio Sergei? Salve, Artyom. Salve. L'altra pattuglia è stata attaccata nella notte. L'ospedale è pieno. La pattuglia che è stata attaccata, eravamo noi prima? Andiamo, Artyom. Ci sono. E di Alexei si sa nulla. Mio fratello era all'avamposto. Ah, non so niente. Lasciano stare. Niente visitatori. Pieter! Qualcuno l'ha visto? Oh, sei tu. Spero sia vivo. Facci entrare, siamo vieni i VIP. Alex. Salve Artyom. Salve Artyom con la M di Mantova. Tipo mappa. Queste persone vogliono vedere i loro familiari. Hanno ragione, no? Come stanno i feriti? Non ci sono stati molti miglioramenti. Due sono morti stamattina. I tetri non uccidono subito, ma danneggiano la mente delle loro vittime. Mio Dio, quando finirà quest'incubo? Non ce la faccio più. Non ce la faccio. Non ci arrivo. No. Oddio. Teneteli lontani da me. Oddio, ma che gli fanno? Danneggiano la mente, ha detto prima. Cosa diavolo? Chi sarà mai? È Hunter. I mutanti non bussano prima di entrare. Apri quella dannata porta. Cavolo, che lucchettanza. Ciao Hunter. Benvenuto all'Expo, Hunter. All'Expo. Grazie, ora chiudi la porta. È un pezzo che non ci si vede, Hunter. Lieto di rivederti, Alex. Salve, Artyom. Salve. Allora, Hunter, che sta succedendo nel mondo esterno? Non molto. Più che altro si sente parlare dell'Expo e dei non morti che infestano le vostre gallerie. Io mi siedo qua, va bene? Nell'aria. Artyom, ho incontrato un tizio che vendeva vecchie cartoline di New York. Ho pensato alla tua parete. Dammi. Questi non sono i soliti mutanti. Sono diversi. Cosa e di gran lunga peggiori. Tetri. Beh, qualunque cosa siano, il mio ordine ha un motto. Se è ostile, ammazzalo. I tetri non uccidono. Intrusi nel condotto di aerazione principale. Che cos'è? Stanno arrivando dall'alto. Mancava solo questa. Ci sono dei feriti dietro questa parete. Kirill, porta il tuo gruppo nelle gallerie. Alex, dobbiamo restare qui e difendere l'atrio. Facciamo quello che dobbiamo. Procurati fare. Un'arma. Procurati un'arma. Lui la prende da lì, io la prendo da... la prendo anch'io da quello. Prendi un'arma, Artyom. Grazie. Il revolver. Non si erano mai addentrati tanto nella stazione. Mi ricaricare. Dai, l'ospedale. Sentono l'odore del sangue. Sangue. Possiamo uscire e sparargli? Cazzo? No, non mi dire dalla ventilazione. Dal condotto di ventilazione viene fuori. Cazzutissimo lui. Quando muoiono o quando sono ancora vivi. Artyom, stai bene? Sì. Ma certo, è un cecchino coi fiocchi il ragazzo. Niente tetri qui.
Solo la solita feccia delle gallerie. Anche se non li vedi, i tetri sono qui. La loro arma è la paura. È questo che ha fatto fuggire i Nosalis attraverso le gallerie come topi. I tetri non sono dei semplici mutanti. Sono i nuovi homines, il passo successivo nell'evoluzione. Hai mai sentito parlare della guerra per la sopravvivenza? No. Ho una notizia per te. No, mai sentito. Persa. Che ti prende, Alex? Se volete andare al macello come pecore, accomodatevi pure. Io difenderò la mia vita con le unghie e con i denti. E trascinerò all'inferno con me parecchi di quei tuoi nuovi homines. Pensi di essere in un vecchio film, cowboy? Guardati intorno, Hunter. 10 soldati addestrati al combattimento, fatti a pezzi con la mente distrutta. Hanno distrutto il posto di guardia esterno! Che succede? Ma dai. Tutti fuori di testa. Impazziti. Non sono feriti, A parte qualcuno. Lo sa il diavolo cosa sta succedendo là fuori, oltre il perimetro. Devo andare in ricognizione. Ascoltami bene, Artyom. Se non sarò di ritorno entro domattina, vai alla stazione di Polis e cerca un tale di nome Miller. Spiegagli quello che mi è successo e raccontagli cosa sta accadendo nelle gallerie settentrionali. Cosa fai con la lingua? Questo a Miller, così saprà che ti mando io. Adesso è tutto nelle tue mani, Artyom. Non deludermi. Così, diventiamo i protagonisti? Se vogliamo sopravvivere, ciao, Hunter. Eliminare questa minaccia. A qualunque costo. Dobbiamo eliminarla, è chiaro? Ciapcia, ciapta. Per leggere il cirillico, magari. Hunter non tornò. Non sarebbe stato facile trovare una scusa per lasciare la stazione e andare fino a Polis, ma avevo dato la mia parola. Venni a sapere che la carovana sarebbe partita alla volta di riga l'indomani e che aveva bisogno di guardie. Mi offrii volontario. Ci tocca andare. Anche perché non si è offerto prima. Era ora. Te la sei presa comoda come al solito. Prendi la tua roba e vai al binario. Gli altri ci stanno. Guarda con la lingua quanto la muovo. Ci vediamo lì. E cerca di non scordarti nulla, Artyom. Artyom o Artyon? Non ho ancora capito. Vai a sapere quello che sta dicendo. Devo mettere i sottotitoli forse. Taccuino. No. Opzione di gioco. Sottotitoli. Ecco, mettiamoli. Indicatore impatto, ma sì, sono gli hit marker. Controller, po. Movimento LS, cambia pulsanti. Sensibilità, alziamo un po'. Mira assistita altissima. Abbassiamo un po', così sono più libero di muovere. Che bella musica! Dove hai trovato quel disco? Dono di un ranger in cambio di una tonnellata di munizioni. Sei sicuro di non esserti pentito dello scambio? Bella la musica. Sono stufa marcia di queste stronzate. Ciao. Perché devo continuare a sopportarti? Mia madre me l'aveva detto di lasciarti perdere. Eri un buono a nulla. Ma bellissimo. Ci sono proprio i dialoghi degli NPC in giro. Disegna qualcos'altro adesso. Che ne dici di... una casa. Ci sono. Disegna la casa dove vorresti vivere con la tua mamma e il tuo papà. Dai, prova. Una casa? Grande? E quando tua madre tornerà, le faremo vedere il disegno. Sarà felicissima. Le faremo una bella sorpresa. Ok, va bene. Papà, quando tornerà la mamma? Presto. Vorrei tanto che potesse vedere quanto sei cresciuto. Posso suonare la chitarrina? No! Berta, ho
un sogno. Ho sognato che ero di nuovo in superficie. Non mi interessano i tuoi incubi. Ci vorranno almeno 50 anni prima di poter tornare in superficie. Tanto vale che ti rimetti a dormire. Ma fantastico, ma è bellissima l'immersività. Così quel tizio alto mi si avvicina e fa: piccola, se mia moglie cucinasse come te, sarei l'uomo più felice del mondo. Allora gli chiedo: tua moglie non sa cucinare? E lui, a dire il vero, non sono sposato. Che tesoro, che aspetti a buttarti, ragazza? Molto bello. Non c'è nessuno. Non c'è altro che sporco. Sporco dappertutto. La gente chi è? Sporca, sai? Ah, sei tu, Artyom. Va tutto bene? Scusa, ma ho da fare adesso. Ti stai divertendo, eh? Beh, se io sono sporco, tu sei un pezzo di merda. Che figata. Sei tu, Pete? Non puoi aprirla tu la porta? Hai perso di nuovo le chiavi, eh? Va a cercare le chiavi. Lo sai che io non posso alzarmi. Idiota. Che roba. Questa è chiusa. Questi mangiano guardandosi. Sì. Chi va? Ah, sei tu, Artyom. Lasciami riposare, ok? Troppo devo montare di guardia. Ma stavi facendo altro lì, però. Salve lei, signorina. Cosa fa? Ah, signora. Levati dai piedi, Artyom. Oh, scusa. Ehi, tu dove corri? Non è divertente doverti cercare dappertutto. Non farmi più preoccupare, ok? Confidiamo che tutti i cittadini vorranno accogliere calorosamente i nostri alleati, mostrando loro lo stesso rispetto che tributiamo alle nostre guardie. Tutto bene, spero. O almeno non troppo male. Sì. Ehi tu, avvicinati. È vietato parlare. Mi senti? Quanto a te, Artyom, faresti meglio ad andartene. Questo non è posto per te. Okay. La prigione è per i ladri. Mi affidarono il monitoraggio delle trasmissioni radio. Speravamo di metterci in contatto con i bunker governativi al di là dei murali. Ma quei bunker erano stati i primi... Molto bello, però. Questo sì che è un elmetto con fiocchi. Anche quello. Le buone armi fanno i buoni soldati. Ehi, prendimi se ci riesci. Certo, sì. È una protezione. Non è male. Okay. Una volta stavamo trasportando del carico con la solita scorta. Ma quanti dialoghi, quante cose da scoprire. Avvicinati, sei di nuovo ubriaco. Allora, alzati, fannullone. Tesoro, cosa vuoi che ti porti? C'è, chi va? Ah, sei tu, Artyom. Tutti mi conoscono. Lasciami riposare, ok? Succederà se non dovessi sottolineare. Anche tu, come quell'altro. Levati dalle scale. Andiamo. Dov'è il tuo equipaggiamento, Artyom? Va all'armeria e prendi quello che ti serve. Ok. Penso sia questa l'armeria, ci sono dei fucili. Ciao. Che ne pensi del tizio nuovo? A me sembra un incapace. Come se tu fossi nato già col fucile in spalla. Salve, Artyom. Hai bisogno di armi? Ok, diamo un'occhiata. Dammi un bel mitragliatore, un bel fucile. Sì, bellissimo. Nell'armeria. È poco precisa, e quando si surriscalda brucia come l'inferno. Per questo la chiamano bastarda. Spara raffiche brevi, Artyom. Prendi anche delle munizioni. Ecco un caricatore universale per la batteria. E infine una maschera antigas. Indossala se attraversi delle zone radioattive o se dovessi salire in superficie. Kit di pronto soccorso dell'esercito, se serve. Ok, hai tutto quello che ti serve, amico mio. Prova l'arma nel mio poligono di tiro, se ti va. Ehi, cerca di non esporti troppo, ok? Va bene. Ciao, ciao. Questo è il poligono? No? Buongiorno, ho capito una cosa. Dove sta il poligono? È arrivata la tua ora, nessuno può salvarti.
tuoi compagni dispongono. Ok. Pensi che un giorno riusciremo a tornare in superficie. Non sono mai stato a Mosca. L'ho vista solo in qualche vecchia foto. Mosca è sparita. E presto faremo la stessa fine anche noi. Ciao Artyom, come stai? Ciao, tutto bene. Questo cos'è, il poligono di tiro? Ah no, è dove c'è... Vieni figliolo. Come sei si pronto chiama? A partire? Non mi ricordo più. Bene. Come probabilmente saprai, la nostra stazione sta stringendo un'alleanza con Riga. Mandiamo un paio di carrelli con aiuti umanitari, armi e altro equipaggiamento. Questo è il carico che dovrei sorvegliare, non è un viaggio lungo. E non dovrebbe essere troppo difficoltoso. Artyom, un'ultima cosa prima che tu vada. Ho notato quanta stima nutri per Hunter, ma la vita di un ranger è diversa dalla nostra. I ranger sono imprudenti per natura, persino violenti. A fare gli eroi non ci si guadagna nulla. Ti conviene tenerti alla larga dei guai. Scorta la carovana fino a destinazione. Sempre uno sviluppatore. E poi torna a casa il prima possibile. Metro 2035. A presto, ragazzo. A presto, a presto. Want to believe. Metro 2035 is... in store December 2013, mi sembra. Ma c'è Metro 2035 o no? Perché mi sembra che ci sia solo 2033. Ma non ne ho la più pallida idea. Porci! Magna, magna! Ciao, Artyom. Ciao, visto che è grossi? Di un maialino. Maialino? Maialon? Il massimo. Ancora una, fammi tirare il fiato. Non ho avuto neanche il tempo di fumarmi una sigaretta. Reggi quella scala. Tienila più ferma. Vabbè, andiamo un po' più veloci perché sennò qua mi distrago con tutto. Artyom! Artyom, con la N. Arrivo. Salve. Allora sei pronto a partire? Yes. Sei pronto? Andiamo allora. Sì. Ti stavo per salire in groppa. Se l'avessi inventato io, sarei impazzito. Tu mettiti lì, Artyom. E tu siediti qui, Eugene. Dimenticato nulla? Hai preso l'equipaggiamento? Allora andiamo. Ehi ragazzi, siete diretti a Riga? Sì. Me lo date un passaggio? Certo, ma in cambio dovrei aiutarci a tirare la leva. Non c'è problema. Andiamo allora. D'accordo allora. Buona fortuna a quelli che restano a casa e anche a noi. Che Dio se la mandi buona. Allora, sei pronto a cambiare aria finalmente? Artyom, finalmente libero! Beh, almeno finché dura il viaggio. Sarà divertente e sarà pure pericoloso. Meglio ancora, giusto? Beh, pericoloso. Per la prima volta non lasciavo la mia stazione e la sapurezza più. Mi preoccupava che ho nascosto la verità di mio padre. Gli avevo detto che non sarei tornato dentro a casa da lì. Ma Hunter contava su di me. Ah! È suo papà! L'avevo capito subito. Allora, da dove vieni? Da Riga. Sto facendo il giro dei miei fornitori. Devi aver visto un sacco di posti, allora. Sì, via, via. Il mercato è proprio accanto a Riga, ed è una stazione grande. Andavo regolarmente a Polis, ma ultimamente per arrivarci devi avere una gran fortuna. Wow. Può essere membro dell'Ansa. Tiro su quel carrello. Come mai? L'Ansa ha agganci nell'intera rete della metropolitana e controlla parecchie stazioni. Ma non vede di buon occhio i forestieri. E se non è l'Ansa a crearti problemi, devi vedertela con i rossi, gli imperialisti o i normali banditi. E ultimamente questi tizi ci stanno proprio dando dentro. Quando non combattono contro gli estranei, si scannano tra di loro. Benone. A dire il vero, non sono neppure riuscito ad arrivare fino alla stazione vera e propria. Rallentate, ragazzi! Che succede, Peter? Una carovana militare è rimasta bloccata nei pressi della Alexeyevskaya. È crollato un tunnel o qualche stronzata del genere. Dovremmo usare la galleria di servizio per aggirare la Alexeyevskaya. Ah, cazzo. Io la odio, questa galleria. D'accordo, Peter. Apri la porta. Non ha senso restare bloccati qui per sempre. Perché? Cos'ha di strano? Beh... è una galleria normale, forse meno illuminata delle altre. Ci sono passato l'altro mese e... beh, non mi piace, questo è tutto.
viaggio. Che palle, perché dobbiamo entrare qua? Siamo sul carrello e siamo a terra. Dobbiamo farcela senza troppi problemi. Topo! Altro topo! Quanti topi! Mal di testa da impazzire. Se mi aiutate a spingere la leva, arriveremo prima. Ok, Eugene, va a dargli una mano. Dovremmo muoverci più in fretta qui. Tu guardaci le spalle, Artyom. Certo! Arriveremo a riga in men che non si dica. Dobbiamo uscire da qui al più presto. Quando ci sono loro, questo posto fa paura. E poi mi fanno tanta pena. Loro? Loro chi? Non li senti piangere? Come sarebbe loro? Di cosa stai parlando? Di cosa diavolo va blaterando, Boris? Boris? Boris! Ehi, cosa mi sta succedendo? La mia testa. Artyom, che fastidio! Ah, che male alle orecchie! Che fischio! Più forte la prossima volta, porca miseria. Artyom! Qui! Se vogliamo sopravvivere, dobbiamo eliminare questa minaccia. A qualunque costo, dobbiamo eliminarla! Male. Mi sono dovuto togliere le cuffie, fa troppo male alle orecchie sto fischio. Dio buono, cos'è, una scimmia con le braccia lunghe? Dai, prendi la leva, muovi la leva, portaci a destinazione. Cosa diavolo sta succedendo? Merda! Ragazzi, per l'amor di Dio, ragazzi, svegliatevi! Boris! Boris, svegliati, Boris! Merda, è inutile! Ah, oddio! Sparali! Tu spara! Sto premendo. Che cazzo è un uccellino? Ah, basta con sto fischio! Che male alle orecchie! Alle orecchie, ragazzi. Vieni qui, presto!
Non usare il lanciafiamme, ti prego! Dagli almeno una possibilità! Il grugno! Persona, ho bisogno di bere qualcosa. La stazione di Riga era la prima tappa del mio viaggio, ma la carovana non avrebbe proseguito. Così, prima di separarci, brindammo alla nostra sopravvivenza. La vodka non dissipò la mia paura all'idea di proseguire fino a Polis da solo, ma di lì a poco mi sarei inaspettatamente trovato in compagnia, sì, ma di un tizio assai poco raccomandabile. Va bene, siamo a Riga. Che contento, Boris. Ok, ragazzi. Rendiamo alla salute del nostro amico Artyom, che passa indenne attraverso mostri e anomalie. Artyom! Alla tua salute! Se non fosse stato per te, Artyom, ci avrebbero affettati come dei salami. Meriti una medaglia. Oh, almeno un po' di munizioni extra. Tieni, prendile. Alla tua salute! A te, Artyom! Beviamo! Alziamo il bicchiere! Beviamo insieme! Cos'è quello lì, un jetpack? Artyom, ma davvero sei immune a quella merda? No! Vediamo se almeno la vodka ai funghi lo stende! Che schifo, la vodka ai funghi! Dobbiamo controllare! Oh. Alla nostra buona sorte! Dorme. E Artyom! A te, Artyom! Che, la vodka ai funghi! Detta così non mi suona una roba buona. Per niente. Nessuno regge questa vodka, eh? Che faccia? Allora, racconta. La galleria che porta al mercato è chiusa e io mi annoio a morte a starmene qui con le mani in mano. Una specie di onda invisibile ci ha travolti e siamo svaniti. Quando mi sono ripreso, c'è la zona da pensare. Spero merita sua. Ho i miei diritti. Fammi uscire dalla stazione. In fondo, che te ne frega se vivo o muoio. La galleria non gli aveva fatto niente, stronzo. E stava sparando. Ma ho ricevuto ordini. Non so neanche come abbiamo fatto ad arrivare fino al posto di blocco. Voglio prendere finito di bere, va a dare un'occhiata alla stazione. Sì, sì, sto andando un attimo, finito di bere. Siamo sempre felici di vederti qui. Ehi, ciao. Ti chiami Artyom? Sì. Ehi, c'è un tizio che ti aspetta alla strada nera. Ti ci porto io, per un proiettile. Dai, prendi qua delle munizioni. Grazie, andiamo. Ti seguo, ti seguo. Non sono scemo ancora. Toc toc. Toc toc. Sono qua. Sono delle case queste. Ti aspetto, sono qua. Ti seguo, non ti fermare ogni 2x3. Sono qui, andiamo, dai. Allora, tutto sto giro per... Vieni qui. Eccolo, è quel tizio. Tu sei Artyom, giusto? Beh, io vado. Siediti. Ti ho visto prima che ti alzavi dal tavolo, Dal... Tutti dal bancone. Ascolta, devo andare alla stazione arida per certi miei affari, ma questo schifo di posto è isolato. Io però conosco una strada secondaria. È un passaggio che la gente del posto ha paura di usare perché pensa che sia maledetto. Ma ho sentito dire che quella merda nelle gallerie non ha nessun effetto su di te. Ti faccio una proposta. Aiutami a raggiungere l'Arida e una volta arrivati io ti darò il mio AK. Ci stai? Bene. Eccoti un anticipo. Casomai avessi bisogno di procurarti dell'equipaggiamento. Sei pronto? Sì, dai, sono pronto. È inutile perdere tempo in questa fogna. Aspetta, fammi raccogliere le munizioni. Ehi là. Ah, di qua si esce. Sei tu come... uguale al bambino, Ti sorpasso. Avambro. Ho sbagliato strada.
per dirla se esce. Qua c'è qualcosa? Non c'è niente, c'è una porta così che non porta. Vuoi aiuto? No, fa da solo. Lui fa da solo. Posto? Mentre entravo nella galleria abbandonata con Barbon, mi chiesi se non avessi sbagliato a fidarmi di lui. Ma le porte della stazione erano ancora sigillate e non sapevo quando avrei avuto un'altra occasione di lasciare Riga. Ok. Fantastico, siamo liberi. Ora tieni gli occhi bene aperti. Dobbiamo scendere dal carrello. Un sacco di gente è morta in queste gallerie, ma se ci guardiamo le spalle a vicenda, andrà tutto bene. Ok, ho munizioni solo per il pompa, mi sembra. Che è stato? È solo una vedetta isolata. È raro che attacchino gruppi di viaggiatori. Ma se sei da solo, fai attenzione. Porca troia, Fra l'ha mangiato e ci sono... Ok, non sono ossa giuste, volevo dire. Colpi di pompa. Ehi, mosche! Che ragnatele enormi che ci sono. Che strani suoni. A produrli è la terra o forse il vento. Qualcuno dice che ci sono dei tubi che cantano e che se li ascolti abbastanza a lungo puoi sentire le voci dei morti. Che strano. Bucato il tubo. Evita qualsiasi rumore. Perché me ne vado da solo? Arrivo. Se no le vedete mi attaccano. Che paura. Ma teniamo il mitra. Il mitragliatore teniamo fuori. I membri di una carovana sono tutti morti. Lo riconosco, è opera dei banditi. È l'ansa che pensava di avermi spazzati via. Stai attento, non ci lasceranno passare indisturbati. Mosche! Un sistema d'allarme, obsoleto ma efficiente. Se vuoi coglierli di sorpresa, cerca di non urtare le lattine. Da dove metti i piedi? Il minimo scricchiolio potrebbe tradirti. Oh, un filo d'inciampo. Un sistema eccellente per liberarsi di ciechi e scavezzacollo. Sai cosa devi fare? Saltare. Stare attento dove metti i piedi. Sono barricati. Maledizione. Dobbiamo avvicinarci di più. Puoi eliminare la pattuglia? Sì, penso sì. Cosa diavolo è stato? Chi va? Che diavolo? Allarme! Sono qui! Muori.
Pusha, pusha! Pompa e il revolver, va bene. Per il revolver non ho colpi. Il ponte è un postaccio, ma ho un piano. Io copro te e tu mi guardi le spalle. Se collaboriamo ce la faremo, ma non fare l'eroe, ragazzo. Va bene. Non ho nessuna voglia di farmi ammazzare. Va bene, va bene. Spegniamo le luci. Che cazzo fai? Facciamoci sentire da tutti, eh. Sono morto. Cosa mi mangia? Ah no, si muore soffocati. Ho sbagliato, ho fatto il salto corto, ma molto corto. Il ponte è un postaccio, ma ho un piano. Io copro te e tu mi guardi le spalle. Se collaboriamo ce la faremo, ma non fare del ragazzo. Sai cosa ti dico? Farmi ammazzare. Lasciamo accesa la luce. Ah, lui. Dai, muoviti! Che cavolo! Ok, ho fatto il salto più lungo. Maschere antigas, presto! Che c'è della fumarola? Bene, fammi ricaricare. Ok, come sali le scale? Ma le sale bene anche, eh? Sento camminare ma non vedo. Ok. Ho solo i colpi di pompa. Di doppietto quello che è. Qui c'è qualcosa? Pompa. Fa piano, Artyom. Quello è il cartello militare della razza. Stanno cercando i banditi. Cazzo. Qui c'erano delle munizioni che volavano. Sono andati.
detto anch'io. Dove andiamo? Ah, è andato giù. Sono munizioni. Attento! Attento che ti mangiano. Dio buono! Compaiono dal nulla comunque. Tiki 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 tiki. Passati, passati, passati. No, aspetta. Arrivo. Aspettami. Debolissimo. Che viaggio movimentato. Sì, dico anch'io. Questo qua è il fucile a pompa che ho io, vero? No, questo anche. Questo penso sia un po' meglio di quello che ho io, perché c'ha la parte sotto. Guarda caso c'è una scala belle pronta. Deve essere una trappola. Va, andiamo. Che succede? Arrivano, eh? Fa più male questa pompa qua. Dio buono, solo colpi di pompa. Ah, si va giù per qua. Sì, ma tu avvisami quando ti muovi, eh. Che cazzo è andato? Dove è andato il mio collega lì? Ho perso di vista. Ah, eccolo qua. No, è morto questo. Ah, eccoti qua. Che succede? Tanto che si rompe qua, eh. No. Maledizione. Non bastava avere il rosario sale calcagna. Dovevamo pure ritrovarci bloccati. Mosche! Che schifo! Questo perquisendo. Ma quante qui? Ok. Quindi sono delle valute. La valuta. Tornato ferro vecchio. Avanti. Apriti. Artyom, ho la sensazione che ci sia qualcosa che non va in questo posto. Ricorda i nostri patti, conto su di te, ragazzo. È un po' strano questo posto, sì. Andiamo. Briglietta bella, apriti e ti prometto che tornerò a lubrificarti. Ti darò anche una bella mano di vernice. Oh, la grande porta. Ti sento, mi stai chiamando. Sì, sempre. Oh sì, ora sono felice. Le tue canzoni sono splendide. Canta. Impazzito. Canta solo per me. No, non mi toccare, alieno. Che diavolo mi è successo?
Artyom, hai sentito quelle canzoni? Un'esperienza orribile. Scusa. Andiamo con i funghi per stasera. Beh, li ho raccolti. Adesso ce li mangiamo. Uè, bambino! No, qua non ci vado io. No, proprio no. Proprio no. Attento, eh. Io boh, che schifo i mosconi. Cosa? Schifo. Niente di interesse. Gente, aprite! Non lasciate i vostri fratelli a due gambe in balia di una morte assurda! Siete sordi lì dentro? Ci spraneranno! Figli di Marco, chi vi siete portati dietro? Date azione, Inosalis! Avviene lo sai, andiamo a salvarli! Tieni duro, Artyom! Il fato è dalla nostra parte! Ma se lo dici tu, guarda. Mamma mia, che danno manate completamente a cazzo di cane. No, mettimi il pompa. Potete aiutarci? Dai, che palle. Fa come dice. Questi tizi non hanno nessun senso dell'umorismo. Amico mio, sei proprio tu! Non speravo più di rivederti vivo! Simon, guarda cosa hanno stanato i grugni! Dannazione, siamo nei guai fino al collo. Ehi, Mikalic, che coincidenza! Stavo proprio venendo a trovarti! Sì. Avete sentito, ragazzi? Tirate fuori il servizio buono! Barbon è venuto a trovarci! Ora vedi di non sparire, Barbon. Finiamo un lavoretto e torniamo da te. Ricordi dove devi aspettarci? Sì, sì! Ne sei sicuro? Posso aiutarti a ricordare? Se capisci cos'è. Assolutamente! Io non so perché sto andando qua. Non me lo chiedete. Ero curioso. Ok, c'è un medikit che non mi serve. C'è qualcos'altro di utile qui?
questo, munizioni. E questo. Chiudiamo. Così dovremmo riuscire a passare. Ho la chiave. Ok, avevo una chiave. Non lo sapevo neanche io. Comunque qui non è dove dovevamo andare. Era semplicemente un posto. D'accordo. E devo tornare su, mi sa. Da sopra non si può salire. Torno su. Torno su, così andiamo dentro e dovremmo essere a cavallo. Ah, eccomi qua, si era aperta. Ciao! Fatto bene ad andare giù, dai, c'era un collezionabile, non avevo mai visto cosa. C'era davvero di tutto, ma Barbon doveva dei soldi alle sentinelle del pass e non vedeva che la piantasse. Mettete subito le armi nella fondina. Chi va là? Fatevi vedere. Piano, niente movimenti bruschi. Che mi venisse... è Barbon. Ehi, ragazzi, sarà meglio perquisirli questi due. Allora, vecchia spugna, cosa porti questa volta? E chi è questo ragazzo? Ascolta, capo, sono sicuro che possiamo trovare una soluzione. Ma certo, andiamo a fare due chiacchiere. Tu tieni d'occhio il ragazzo. Non muoverti! Dico a te, resta dove sei! Ok, questi due possono passare. Benvenuti al mercato. Bene, volevo ben dire. Diamoci una mossa. O preferisci goderti ancora un po' la loro compagnia? Vorrei raccogliere... Ehi, non parlarmi con quel tono. Andiamo. Siamo nella merda fino al collo delle fiamme. Non ho i soldi per saldare il mio debito con quei tizi del carrello. Saremo fortunati se ci permetteranno di spalare merda per il resto dei nostri giorni. È un ostacolo difficile da superare. Non ci puoi girare intorno perché il tetto della galleria è quello. Proprio come è successo la fuori tasca. La prossima cosa che esce da quella galleria fosse pure un fottuto topo, non stare a chiedergli la parola d'ordine. Spara e basta. Cos'è successo alla Polezavskaya? Non lo sai, una cosa molto strana. Una pattuglia di esploratori è entrata nelle gallerie. Vabbè, loro sono lì che chiacchierano di cose. Io busso adesso le porte. No, non posso. Beh, dall'ansa non possiamo andare. Ascolta, eccoti delle cartucce. Va a procurarti un paio di filtri, ok? Ho un'idea. Devo andare a parlare con una persona. Possiamo vederci al bar o da qualche altra parte. Va bene, io penso di fermarmi perché adesso devo andare a lezione. Qui in Mosca, stazione sotterranea del mercato. Che tipo di occhiata? Una volta captai una trasmissione dall'equipaggio superstite di un carro armato. Perfetto. E io intanto vi saluto, vi ringrazio di aver seguito questa live in compagnia. E vediamo dove ci porta questo gioco. Ciao ciao, buon pomeriggio a tutti.